Salve, oggi ho deciso di fare un nuovo video. Vorrei commentare una mia partita da torneo. L'ho giocata contro una seconda nazionale. E quindi non è una partita di alto livello, però sono emerse delle cose interessanti, ecco. Siamo entrati in un finale un po' istruttivo, secondo me. Vediamo, lui aveva il bianco e io avevo il nero. E lui ha iniziato con B3. Ora, B3 è una mossa abbastanza inusuale. Tant'è che io non ho praticamente mai preparato una difesa contro B3. E quindi già dopo la prima mossa ho iniziato a giocare un po' a senso, ecco. Io ho risposto con cavallo F6 e il bianco ovviamente ha giocato alfiere B2. Alfiere B2 attacca la diagonale B2 F6, cioè attacca il cavallo per ora. E questo alfiere gli può tornare utile in futuro. Se qui facessimo uno sviluppo normale, di solito il nero gioca per esempio D5 e C5, mentre il bianco gioca sistemi con E3 per preparare D4 e C4. Io qui ho giocato C5, giusto per mettere un po' di pressione al centro, quindi controllo la casa D4. E l'avversario ha giocato E3. Infatti questo è il sistema che giocano di solito. Poi sviluppano il cavallo in F3, di solito giocano anche alfiere B5 a volte. Io qui ho giocato G6. Quindi qui sto adottando un sistema tipo dragone, no? Sono pronto a giocare alfiere G7, D6 o D5, cavallo C6. Questo sistema qui. E ora il mio avversario ha giocato una mossa a mio avviso scorretta. Lui ha mangiato in F6 e io ho ripreso indietro di pedone. È vero che in questa posizione il nero ha due pedoni doppiati, però il nero ha la coppia degli alfieri. Quindi il sacrificio, insomma, il cambio di alfiere con cavallo non giustifica la scelta del bianco, ecco. Perché ora il mio alfiere controlla tutte le case scure. E il bianco qui ha già delle debolezze, per esempio B2 e A1 sono delle grosse debolezze qui. Quindi avrà in futuro dei seri problemi sulle case scure. Quindi questo è un sacrificio sbagliato, secondo me. Ora siamo in apertura. L'unico compenso del bianco è appunto i due pedoni doppiati e vediamo, il computer dà comunque parità qui. Ora non so se l'avversario avesse studiato questa apertura, quindi fosse preparato, ma probabilmente sì, perché ha giocato cavallo C6, che sembra sì, cavallo C3, scusate, che sembra essere la mossa più giocata in questa posizione. E io ho giocato alfiere G7. Siamo comunque pari. E lui qui ha giocato alfiere C4. Anche questa sembra essere la mossa migliore. E quindi lui probabilmente qui sapeva cosa stava facendo. Mentre io comunque stavo indovinando tutte le mosse sulla scacchiera, ecco, non avevo conoscenze su questa apertura. Io ho giocato prima cavallo C6, quindi sviluppo un pezzo, e lui ha giocato F4.
F4 comunque controlla il centro e magari minaccia di spingere in F5 e questo sarebbe un bel problema per me perché non vorrei comunque avere tre pedoni doppiati oppure F5, G5 e l'alfiere poi non mi gioca. Quindi ho risposto con F5 a mia volta. Quindi ho liberato l'alfiere e questo è un pezzo molto forte. Lui ha continuato sviluppando il cavallo in F3, quindi uno sviluppo abbastanza tranquillo, e io ho giocato al roccoforte. Lui ha giocato torre C1, quindi per togliere la torre da questa diagonale, e io ho giocato A6. A6. Per quale motivo l'ho giocata? L'ho giocata a 6 ovviamente per cercare di spingere in B5, ma comunque sapevo che lui avrebbe giocato a 4, perché comunque sia a mosse come a 6 o a 5 di solito si risponde sempre con a 4. E infatti lui ha giocato a 4. Giocando a 4 però lui in futuro non avrà più la possibilità di giocare cavallo A4. Comunque sia, la posizione. Vediamo che dice il computer. No, posizionalmente già qui sto meglio. Sto meglio perché appunto ho i due alfieri. E comunque posso ancora preparare B5 giocando torre B8 per cercare di giocare B5, per aprire un po' il gioco. Poi il centro non è chiuso. Vedete, tutte le quattro case centrali della scacchiera non ci sono pezzi, non ci sono pedoni. Quindi i miei due alfieri sono superiori ai suoi pezzi, ecco. Ai suoi pezzi leggeri, quindi a questi due cavalli, per esempio. Quindi qui già ho un vantaggio posizionale. Senza aver fatto niente, ecco, cioè, è stato l'errore suo ad aver cambiato l'alfiere in F6. Ovviamente io sono rimasto concentrato e ho ottenuto il vantaggio posizionale. Qui ho pensato di spingere in D5. Però prima di fare questa mossa me la sono preparata. Ho giocato cavallo E7. Quindi cavallo E7, se il bianco non sta attento, il nero minaccia D5. Sarebbero dei bei problemi per il bianco, perché D5 poi minaccia D4. Quindi minaccia magari di aprire il centro, ecco. Quindi questi due alfieri diventerebbero molto forti. Lui qui ha giocato a rocco corto. A rocco corto dovrebbe essere posizionalmente errata, perché appunto mi permette di 5. Infatti qui ho un vantaggio di meno 1.2, insomma, un vantaggio abbastanza decisivo. Anche se di pezzi siamo ancora pari, eh. Con i pezzi siamo pari, però dopo D5, infatti, che ho giocato, lui ha giocato alfiere 2 e infatti io minaccio D4. Quindi su cavallo E7 lui doveva giocare cavallo D5. Sarebbe stata da tutta un'altra partita, io avrei giocato torre B8, B6, alfiere B7. Il nero mantiene un po' di vantaggio posizionale anche qui comunque. Ok, quindi lui ha arroccato e io ho giocato D5. Lui ha giocato alfiere 2 e io ho giocato D4, giustamente. Lui ha mangiato e io ho ripreso indietro di pedone. Perché comunque guadagno un tempo sul cavallo che dovrà essere mosso. E lui, questo cavallo, se ora vedete, non ha case. Quindi è stato costretto a giocare cavallo B1. Ora,
Vedendo un po' questa posizione, si nota che il bianco è molto passivo. Non ha sviluppato il pedone in D, quindi i suoi pezzi pesanti, tipo la donna, non hanno molte case su cui andare. Addirittura lui la donna la può mettere solo in E1. Questa torre in C1 non gioca. Questo cavallo non è sviluppato, sta malissimo, insomma, in B1. E ha dei pezzi che comunque difendono l'arrocco, tipo torre, cavallo e alfiere. Grossi problemi di struttura pedonale il bianco ancora non ne ha, perché ha tutti i problemi, tutti i pedoni ben messi. L'unico problema è appunto la sua posizione, è troppo passiva, mentre il nero ha molto più spazio, ha molte più case per i suoi pezzi. E qui ho giocato alfiere 6. Dico la verità, ho perso un po' di tempo in apertura mentre giocavo e poi arrivando nel finale ho dovuto giocare il finale con pochi minuti sull'orologio, ecco. Quindi ho dovuto accelerare un po'. Alfiere 6 comunque è una mossa normale, sviluppa un pezzo, preparo torre C8. Quindi una mossa tranquilla. Però qui giustamente lui ha giocato cavallo G5 che attacca l'alfiere. Quindi questa mossa va bene per lui. E io ho giocato alfiere D5. Ovviamente non voglio cambiare l'alfiere per il cavallo, ma voglio mantenere la coppia degli alfieri, che mi dà comunque un vantaggio posizionale decisivo. Anche qui, per esempio, se mettiamo il motore ho meno 1.7. E questo vantaggio è tutto posizionale, ecco. E qui lui ha giocato alfiere F3. Ovviamente la sua idea è quella di cambiare magari l'alfiere, così mi lascia solo con l'alfiere Camposcuro. Ma anche in questo modo l'alfiere sarebbe comunque superiore al cavallo, a uno dei due cavalli. Quindi io qui prima di tutto ho giocato H6. H6 perché questo cavallo al momento non ha case, ha solo la casa H3 su cui andare. E se lui comunque dovesse mangiare prima l'alfiere, mangerei di cavallo e attaccherei il pedone F4. E lui comunque sarebbe costretto a mettere il cavallo in H3, quindi a bordo scacchiera. Lui ha deciso di giocare cavallo H3 subito. E io prima di tutto ho giocato donna B6. Donna B6, minaccio in futuro magari di giocare D3 e invito il bianco qui a giocare D3 lui. Se lui dovesse giocare D3, la posizione del nero sarebbe molto migliore perché giocando D3 lui lascerebbe dei buchi in E3 e C3 e io potrei in futuro mettere un pezzo in queste due case, per esempio con cavallo D5, cavallo E3, e se per lui sarebbero dei grossi problemi. Quindi lui ha giocato re H1, è giusta questa mossa, togliere da questa diagonale, e io qui ho preferito mantenere la coppia degli alfieri, quindi ho ritirato indietro l'alfiere. Tanto il bianco qui non minaccia praticamente niente. Lui ha giocato cavallo F2, quindi cerca di rimettere il cavallo in gioco, di centralizzarlo perlomeno. E io ho giocato torre C8. Torre C8, metto la torre su una colonna semiaperta, attacco C2. Lui ha giocato cavallo D3. Così in futuro potrà venire in E5. E ho giocato torre C7. Torre C7 con l'idea di giocare torre C8 e attaccare sempre C2. Perché lui questo pedone non lo può muovere. Se lo dovesse muovere, mangerei prima un pedone qui. Il pedone in B3.
Quindi lui ha giocato cavallo e5, poiché il cavallo è protetto dal pedone per il momento. E io ho giocato dona d6. Ho giocato dona d6 per impedire a lui di giocare cavallo a3. Quindi questo cavallo è un pezzo molto debole per il bianco. Non può essere sviluppato in c3 perché c'è il pedone. E se dovesse giocare d3 ci sarebbero i problemi di cui vi ho parlato prima. La casa e3 e c3 troppo deboli. Quindi per il momento con donna d6 tengo a bada il suo cavallo. Ora lui ha giocato torre 1, difende il cavallo, mette la torre su colonna aperta. E io ho giocato torre c8. Quindi ho raddoppiato le torri sulla colonna C. Vediamo che dice il motore. Qui infatti mi dà ancora vantaggio posizionale, meno 1.4. Meno 1.3, insomma, il vantaggio c'è. E lui qui ha ritirato indietro il cavallo. Perché comunque ha una posizione troppo passiva, non ha mosse da giocare. Quindi ha ritirato indietro il cavallo e il cavallo in D3 ci sta abbastanza bene, ecco, difende anche F4, insomma. Io ho giocato cavallo D5, quindi attacco subito F4, e lui ha cambiato. Quindi mi ha dato la coppia degli alfieri contro i due cavalli. Però questo alfiere è diventato fortissimo, perché controlla questa diagonale, quindi già attacca G2. Quindi in futuro posso anche pensare di giocare donna C6 oppure alfiere C6, donna D5 per cercare di dare matto, no? Quindi posizionalmente qui il nero sta molto meglio, meno 2.4, ha un vantaggio decisivo, ecco. Ora lui ha giocato C4, è l'unico tentativo per cercare di mettere il cavallo in gioco e quindi di mettere i suoi pezzi in gioco. Io ho preso en passant e lui ha ripreso di pedone. Ora qui avevo diverse scelte, io qui non ho giocato la mossa migliore. Qui se vediamo il motore mi dà meno 2.8. Quindi se il nero gioca bene, a partita vinta. E la mossa era ovvia, no? Prendere in B3. Prendere in B3, lui avrebbe dovuto giocare questa. Avrei ripreso il cavallo e questo pedone probabilmente cade perché ho troppi pezzi che lo attaccano. E il nero ha un ottimo vantaggio. Io invece ho scelto di giocare alfiere e4, perché avevo calcolato una variante in cui entravo subito nel finale con un pedone in più, e secondo me bastava per vincere il pedone, e l'idea comunque si è rivelata essere giusta. Perché qui cosa? Qui intanto minaccio il cavallo, però questo alfiere attacca anche questo cavallo, e se dovessi mangiarlo, lui sarebbe costretto a rimangiare indietro di torre, e il pedone in c3 diventerebbe debole. Quindi lui qui ha giocato cavallo e5 e io ho eseguito il mio piano. Prima di tutto ho cambiato le donne, poi ho mangiato il cavallo in e5 e il cavallo in b1. Quindi siamo rientrati in questo finale. Mantengo sempre il vantaggio, quindi dovrebbe essere sufficiente per vincere la partita, però i finali di torre sono molto complicati da giocare, bisogna sempre fare attenzione. Infatti, a un certo punto ho avuto anche delle difficoltà, perché sono veramente difficili i finali di torre. Però, d'altra parte, lui non è che mi abbia concesso grossi temi tattici, ecco. Lui si è difeso abbastanza bene,
aveva una posizione ovviamente inferiore perché non si è sviluppato nel migliore dei modi, però non mi ha concesso tatticismi. Ora lui qui ha giocato H3. È giusta la mossa per dare una via di fuga dal re. E ho giocato torre 3. Torre 3, chiaramente attacco il pedone. E lui ha messo la torre in settima, quindi ha giocato torre D7. Ottima mossa, secondo me, perché comunque attacca il pedone B. E io qui forse non ho giocato nemmeno la mossa migliore. Vediamo che dice. Il computer dice di giocare B5. Io ho giocato B6. B6 mi dà solo meno uno di vantaggio. Comunque il nero ha un po' di vantaggio qui. E qui infatti lui mi ha sorpreso, non ha giocato torre D6, ma ha giocato torre B7. Probabilmente ora lui vuole giocare torre D1 e torre D7 per attaccare F7. Poiché le torri in settima comunque sono molto forti. Allora, prima di tutto io ho giocato torre C6, difendo il pedone, e lui ha giocato torre D1. Io ho mangiato, e lui ha giocato torre D7. Quindi attacca F7. Qui ho due pedoni in più, però devo anche cercare di difendermi. Quindi ho giocato torre F6, che era forzata. Se no, lui avrebbe mangiato in F7 e poi mi dava scacco in G7 e la partita sarebbe finita a patta. Quindi io ho giocato torre D8, io re G7 e lui ha giocato torre B8. Torre B8 minaccia matto. Quindi torre G8, re H8. Torre H8, re G7, torre G7, insomma c'è matto se, non, se rimango così. Io ho comunque giocato torre 6 per dare un punto di, una via di fuga al re. E lui ha giocato torre G8 lo stesso. Ho giocato re F6 e lui ha giocato torre B7. Torre B7 sempre per attaccare F7. In più lui ha delle idee come torre B8 per attaccare B6. Quindi non era facile la situazione. Poi con pochi minuti sull'orologio non era così semplice. Io ho giocato torre D6 qui. Torre D6 ovviamente preparo torre 6 per difendere il pedone B almeno. Infatti lui attacca subito il pedone B e gioco torre 6. Lui attacca quest'altro pedone e minaccia di giocare torre A7 per attaccare in F7. E ho giocato A5. Lui continua con il suo piano, torre A7. E qui questo pedone non può essere difeso. Quindi ho messo al sicuro il re. Re G5. E lui ha preso. Qui in questa posizione ho solo un pedone in più, però la partita è posizionalmente vinta per il nero, perché le sue torri sono meno forti delle mie, perché le mie torri possono essere mosse per attaccare i pedoni o comunque anche per cercare di dare scacco matto a volte. E quindi posizionalmente è vinta per il nero qui. Infatti mi dà addirittura meno 3,5, insomma, troppo vantaggio. Però non è stata così immediata, vediamo com'è andata. Ho giocato torre D3, quindi attacco il pedone B. Lui ha giocato torre B7 e io ho mangiato. Lui ha mangiato in A5 e ovviamente qui se io dovessi mangiare lui riprenderebbe indietro la torre
La posizione non è chiara. Avrei comunque un pedone in più, però sarebbe difficile da vincere questa la partita. Quindi, prima di tutto, ho sacrificato la torre, un sacrificio temporaneo, perché guadagno comunque un pedone qui. Lui riprende indietro e io riprendo indietro la torre. Quindi a questo punto ho due pedoni in più. Però ho tre pedoni uniti sul lato di re, quindi questo finale è completamente vinto per il nero, ecco. Come vedete anche il computer suggerisce 3.5. Lui giustamente attacca il pedone in A5. E io attacco il pedone in H3. Lui gioca re G2, difende il pedone. E io qui ho giocato torre F6. Torre F6 non è la mossa migliore, non so nemmeno perché l'ho fatta, ecco, dico la verità. Ho giocato in maniera troppo veloce qui. Però comunque sia, forse ha un senso. Difende questo pedone e piano piano avrei spinto i pedoni per andare a donna. Vediamo. Ok, dai, il motore ancora mi dà meno 3. Io ero qui, avevo tante mosse, per esempio, che ne so, giocare F5 subito anche. Invece ho preferito giocare torre F6. Lui ovviamente ha preso il pedone. Quindi ora devo stare attento al pedone A. E ho giocato G5. Lui ha giocato torre B5, quindi ora si prepara a spingere. E io ho giocato F4. F4 con l'idea di spingere e di mangiare il pedone in H3. Lui ha giocato torre B4, quindi al momento non posso spingere il pedone perché ho il re che è attaccato dalla torre. E ho giocato torre C6 con l'idea di venire in C2 con scacco e andare dietro al pedone. Poiché è la manovra migliore. Questa torre è molto più forte in A2 che in A6. In A6 è molto passiva. Al pedone gli sto dietro. Meglio stare dietro al pedone, insomma. Lui continua con A5 e ho giocato torre C2, scacco. Re F3, non ho neanche mangiato qui, ma ho messo prima la torre dietro, quindi attacco il pedone. E lui qui minaccia matto in H6, quindi ho dovuto spingere in H5 e lui ha spinto in A6. Qui ho dato scacco, prima di tutto, sto cercando di mangiare questo pedone, lui lo difende, torre G3 scacco, lui allontana il re, torre mangia. Lui gioca A7 e io gioco torre A3. Questo pedone è a un passo dalla promozione, però qui la posizione è completamente vinta per il nero, ovviamente, perché lui ora è costretto a difenderlo e non potrà mai fare A8. L'unico modo per fare A8 sarebbe quello di portare il re fino a qua giù, ma troppe mosse, deve fare i conti con questi tre pedoni. Ecco. Quindi io ho giocato G4, lui ha giocato torre H7. Ho dato scacco di torre, lui ha indietreggiato il re e poi ho giocato Re G3. Ovviamente se lui mangia questo pedone io avrei mangiato questo e avrei avuto due pedoni in più. Partita vinta. Quindi lui ha giocato torre D7, non ha nemmeno tanto senso questa mossa, non so, magari per venire indietro. E ho giocato F3. F3 chiaramente minaccia scacco matto. E lui qui ha abbandonato. Abbandonato perché se lui sta fermo, intanto qui deve parare il matto. Deve parare il matto in A1. Ma inoltre il nero ha anche
pedone che avanza. Questo pedone che diventerebbe donna, insomma. Qui è vintissimo, addirittura meno 53, insomma, meno 60. E quindi niente, lui più abbandonato. È stata una partita abbastanza interessante dal punto di vista posizionale, secondo me, perché lui non ha commesso errori gravi, ecco. A parte questo errore qui in apertura, che secondo me è posizionalmente scorretto. Anche se il motore dà ancora parità, però il bianco deve essere troppo preciso per poter reggere in questa posizione. Va bene. Spero vi sia piaciuta la partita. Ciao a tutti, a presto. Ciao.